Dal Vangelo secondo Marco. Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno». Gli invitati a nozze non devono digiunare, ci ricorda Gesù, alla presenza dello sposo. Altro sarà il tempo del digiuno. Insomma, c'è un tempo per digiunare e c'è un tempo per festeggiare. È come se Gesù ci dicesse che siamo chiamati a vivere bene la stagione, il tempo che la vita ci mette davanti. Quante volte noi cerchiamo altri tempi, altre stagioni. È estate e desideriamo la primavera. È primavera e desideriamo l'estate. Nel Vangelo Gesù ci invita a non confondere le cose vecchie con le cose nuove e a vivere bene l'oggi della nostra vita. C'è l'oggi della presenza dello sposo, è il momento di far festa. C'è l'oggi dell'assenza, della nostalgia per lo sposo, è il momento di saper piangere, saper essere tristi. Oggi per te, per me, per ciascuno di noi, vorrei chiedere al Signore questa grazia: saper vivere bene l'oggi, saper gustare e vivere pienamente la stagione nella quale Dio ci ha dato la possibilità di abitare. Non vivere di rimpianti, non vivere di nostalgie, non vivere di fughe in altri tempi, non digiunare nel momento della festa e non festeggiare nel momento del digiuno. E laddove è il tempo del digiuno, è il tempo della fatica, è il tempo dell'asprezza, ti faccio un invito. Saper vivere bene, come già detto, la stagione nella quale stai, ma qualora la stagione andasse cambiata, è non vivere di lamentazioni, di condanne, di malumori, perché stai vivendo un certo tempo della tua vita, ma piuttosto saper cambiare, saper essere stimolo perché anche il tempo fuori sia più bello. Un giorno, proprio riguardo i tempi, riguardo le stagioni, le difficoltà dei tempi e delle stagioni epocali della vita e anche della storia, dissero a Sant'Agostino: «Ma i tempi sono brutti!» E Sant'Agostino: «I tempi siamo noi. Cambiamo noi e sappiamo e saranno migliori i tempi». Signore Gesù, se è il tempo del digiuno, aiutaci a digiunare bene. Se è il tempo della festa, aiutaci a festeggiare bene. Se è un tempo difficile, aiutaci ad essere migliori, perché i tempi siamo noi. Se cambiamo noi, forse anche i tempi saranno più belli.